Sono arrivato a Capraia 25 anni fa, ero abituato a pescare alla Melori, a Livorno. È arrivato qui e sono rimasto folgorato, lo spettacolo delle acque cristalline, i pesci da tutte le parti. E giorno dopo giorno mi ci sono sempre più innamorato e ho affinato la tecnica in un'isola dove c'era acqua pulita, pesci grandi, eccetera, che mi ha dato la possibilità nel mondo agonistico di fare risultati. Mio padre era un pescatore bravo, era nazionale. Io oggi ho un figlio di 6 anni e ha dei movimenti che difficilmente vedo a persone brave. Non lo so, a livello di DNA, come si trasmette noi la riproduzione e alcune cose, probabilmente gli si è trasmesso anche qualcosa di più. Nella pesca la cosa, diciamo, che affascina è il fatto che comunque ci sia degli atleti, dei pescatori che riescono a fare apnee incredibili sott'acqua e che però non riescono a catturare il pesce, quando invece ad alcuni di noi sembra molto facile catturare il pesce anche con poca apnea. Chi ha più apnea dell'altro non è che vince, ci vuole qualcos'altro. Qualcos'altro è l'estro, è la tattica, la tecnica. Se non vedo il mare o all'alba o al tramonto, per me è una sofferenza. Non so se è il profumo, se è proprio il rumore del mare, ma io sto malissimo, proprio perché penso solo al mare, purtroppo, fortunatamente.